benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di rossetti top per l'autunno. Questo video sarà in collegamento con il mio articolo che trovate su www.beautybag.it per l'appuntamento consueto sul Baby Magazine. Parliamo di rossetti top per l'autunno. Il colore trend è il prugna, il borgogna, l'amaranto. E ho scelto qualche rossettino di diverse fasce di prezzo per mostrarveli e darvi magari qualche consiglio. Quindi io direi iniziamo subito. Partiamo da quello un po' più chiaro fino ad arrivare a quello un po' più scuro. Io vi ricordo che gli swatches li potete trovare giù nell'info box, vi lascio il link del mio articolo dove troverete anche la scheda tecnica dei vari prodottini. Allora, partiamo da quello che è un pochino più chiaro ed è questo qui, Grand Rouge 33 Rouge Gourmand della Yves Rocher. Partiamo dal fatto che il packaging è molto molto elegante e chic. Il colore è questo qui, lo vedete un pochino più chiaro, ma è proprio una marena. Odore di fruttato, non lo so, mi ricorda qualcosa di fruttato. Questo qui ha una texture cremosa, si stende in modo facile, non sbava gli angolini, non si sgretola assolutamente, ma anzi resta per parecchio tempo, lascia anche uno stampo sulle labbra se bevete o se mangiate, quindi mi piace molto. Vi lascerò sempre nell'articolo anche i relativi prezzi di ogni singolo rossetto. Allora, mi piace perché è una colorazione scura, però io lo utilizzo anche di mattina perché non ho nessun problema a portare questo rossetto, che è proprio una marena, un ciliegia. Voi lo vedete un pochino più chiaro, probabilmente sarà la luce, quindi lo trovo perfetto per questo autunno. Poi, andando in una colorazione un pochino più scura, questo colore qui, che è lo Cherry Pie di Nevel numero 005, questo è proprio ciliegia più scura, ha un odore vanigliato di pasticcino, biscottino. Allora, come sapete, neve senza petrolati, senza parabeni. Questo rossetto, nonostante non sia siliconico, ha un'ottima durata, anzi l'ho scelto proprio perché all'interno non ci sono siliconi, ma mi piace anche per la sua durata. È cremoso, però non sbava, cosa molto importante per i rossetti scuri, perché è tremendo vedere il rossetto proprio che va un po' ovunque sul viso. Questo mi piace moltissimo e infatti è quasi finito, strano ma vero, perché io consumo rossetti, diciamo, in modo molto molto raramente. Questo mi piace tanto, so che ne è uscito anche un altro ancora più scuro e mi sta tentando parecchio. Io vi consiglio per quest'autunno Cherry Pie. Vi mostro un rossetto, ogni volta che lo indosso anche nei video, molte volte nei commenti, ma anche di persona quando cammino, la gente mi chiede: ma che rossetto hai? Ebbene, strano, ma proprio strano, è il secondo che ricompro ed è il numero, è andato via, credo sia il 514, ve lo scriverò comunque nell'info box di Kiko. Il packaging è questo qui con la chiusura click. E all'interno il prodotto è questo qui. Questo è proprio amaranto, questo è il nuovo perché l'altro l'ho terminato. Ogni volta che lo indosso è un effetto cremoso sulle labbra, luminosissimo, e tutti mi chiedono: ma è un gloss? Ma è un rossetto? Allora, è un rossetto, ma dà l'effetto di una tinta labbra perché è molto cremoso, molto luminoso, però in realtà è un rossetto. Mi piace moltissimo e lo utilizzo, vi devo dire la verità, non solo d'autunno ma anche per esempio in primavera, perché con un tocco di colore in più non stona, quindi mi piace veramente, diciamo, tutto l'anno, però per l'autunno questo colore amaranto è perfetto. E io lo contorno con una matita di neve, che in realtà utilizzo anche come rossetto, oramai è piccolissima, ed è questa che è sfilata. Questo è proprio l'amaranto per eccellenza ed è questo qui. Allora, è perfetto come matita per contornare quel rossettino di Kiko, ma è perfetto anche come rossetto, veramente ha una coprenza elevata, una durata, veramente io non mi posso proprio lamentare, anzi io amo le pastello di neve, potete vedere anche da come è piccolina,
questa matita. Mi piace moltissimo ed è comoda anche da mettere in borsetta, perché ovviamente essendo una matita occupa poco spazio, però non sbava perché è cremosa ma non sbava per niente, anzi si fissa e sembra proprio un rossetto nonostante sia una matita, quindi sfilata è proprio l'amaranto per eccellenza d'autunno. Io vi mostro un rossettino. In realtà questo rossettino non è proprio reperibile in Italia. L'ho comprato quando vivevo in Spagna, vicino Madrid, però lo segnalo perché so che molte ragazze, un po' per lavoro, un po' per studio o comunque per vacanza, molte volte si trovano ad andare all'estero e quindi magari lo possono trovare. È un rossettino low cost della marca Shana, che è famosissima in Spagna, pagato pochissimo davvero, ed è questo burgundi. Scurissimissimo questo rossetto, è molto scuro. Allora, devo dire la verità, non è che duri tantissimo, dura sulle 3-4 ore, però ovviamente va un po' via, quindi il colore tende sempre di più in modo graduale a svanire, però l'ho pagato intorno ai 2 euro, quindi voglio dire, va benissimo così. Ed è un rossetto molto molto scuro. Devo trovare un rossetto qui che abbia la sua stessa colorazione, anzi se me lo consigliate qualcuno mi fate anche un gran favore. Quindi questo colore qui di Shana, vi dico subito, è il numero 31, quindi il numero 31 della marca Shana Makeup. Poi, un'altra matita di neve, che è quella proprio che sarà la terza, quarta che ricompro, ed è Vino. Allora, Vino l'ho anche utilizzata stasera per contornare il rossetto che ho su indosso, che vi farò vedere dopo. Anche qui lo stesso discorso per la matita sfilata, le matite di neve sono perfette sia per utilizzarle come matita contorno labbra, ma anche come rossetto. Vino è il burgundi più scuro che io abbia come matita labbra, credo, o probabilmente quella che mi piace di più, quindi ogni volta che finisce io la ricompro sempre. Mi piace tantissimo, è perfetta come matita, ma è perfetta anche come rossetto, quindi la consiglio a chi piace, come stasera, un effetto molto dark delle labbra. A me personalmente piace, quindi mi sento di consigliarvela. Poi, stiamo arrivando quasi alla fine. Un rossetto che mi piace tanto, 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 sia per il prezzo che ha, perché poi è un dupe di un rossetto famoso, è lui. Ed è, a parte l'odore vanigliato buonissimo, anche questo di pasticcini, è il 914, penso che tutte lo conosciate, di Kiko, anche questo sta per finire, della linea Smart Lipstick. Allora, dicono sia il dupe del Rebel di MAC. È un rossetto violaceo, in base a come lo stendete cambia un pochino, una passata è un po' più viola, seconda, terza passata diventa un pochino più bordeaux, diciamo così. A me piace tanto tanto perché poi è scuro, però è brillante, è un colore proprio brillante, non è sheer perché è coprente, però dà un effetto bagnato alle labbra, che dà quel tocco luminoso a delle labbra dark, quindi mi piace perché non spegne il viso, ma anzi lo illumina, quindi mi piace tantissimo questo rossettino, e poi è proprio low cost, quindi voglio dire, un'ottima resa per un costo bassissimo, che vogliamo di più? Pezzo forte, nonché l'ultimo rossetto, ed è lui, quello che indosso stasera, mi sono proprio fissata con questo rossetto, ed è lui, Domina di Nabla. A parte il packaging, sembra piccolissimo, ma in realtà se controllate bene i grammi sono anche di più di un rossetto di MAC. Ed è questo burgundi sbarra ciliegia sbarra prugna, non so come definirlo. Questo qui, un colore matte, scurissimo, quindi deve piacere. Però vi assicuro, è facilissimo da stendere nonostante sia matte. È molto molto cremoso, ma dopo un poco si fissa e si secca. E guardate, io utilizzo la matita perché essendo molto scuro mi trovo meglio nell'applicazione, però è così cremoso ma al punto giusto che potete anche stenderlo senza la matita o con l'ausilio solo di un pennellino. Trovo che sia un colore perfetto per questo autunno, che incarni alla perfezione il trend di quest'autunno 2015. Io non so che altro dirvi, Nabla è uscita con questi rossetti, sono uno più bello dell'altro, sono rossetti forse attualmente quelli che preferisco, mi tentano tutti, proprio tutti,
Quindi io vi consiglio per quest'autunno Domina di Nabla. Ragazze, questi erano i miei rossetti per l'autunno. Vi ricordo di andare a vedere per la scheda tecnica, i prezzi e gli swatches l'articolo che vi lascio giù nell'info box, che trovate su www.beautybag.it. Mi raccomando, fatemi sapere se condividete queste mie proposte d'autunno, se me ne consigliate altre, se utilizzate anche voi questi rossetti. Insomma, diamoci una mano e scambiamoci qualche consiglio. Io vi aspetto ad un prossimo video se vi va, e vi ricordo che mi potete trovare su Facebook, su Instagram, su Periscope, su www.beautybag.it. Io vi mando un bacio grande, alla prossima, ciao!